Sì, l'idea era di continuare dopo Caravaggio con uno spettacolo che mi consentisse ogni volta di spostare l'argomento da Mantegna a Bellini, a Giorgione, a Tiziano, a Tintoretto, però poi mi è sembrata talmente forte l'idea di Rinascimento da pensare che poteva essere la denominazione di un movimento politico, e quindi questo ha creato una specie di conflitto di interessi che ha fatto pensare che forse non era opportuno, benché io creda che parlare d'arte e farla confluire in una posizione politica sarebbe forse più giusto che non parlare in maniera troppo generica e astratta di programmi politici. E quindi abbiamo pensato di fare Michelangelo, e il Rinascimento rimane come una proposta di una nuova visione di rinascita del rapporto tra il potere e le opere, perché abbiamo una civiltà così straordinaria che non si capisce perché non debba essere né rispettata né fatta vivere attraverso un'attenzione politica che oggi non c'è. Ma ho fatto un lavoro di due tipi: uno è appunto attualizzare un linguaggio che potesse appartenere all'epoca di Michelangelo, quindi appunto seguire quello che lei ha detto, cioè e quello anche che Vittorio dice durante lo spettacolo, cioè dimostrare quanto Michelangelo sia stato sintesi di tutto quello che c'è stato prima di lui e precursore di tutto quello che c'è stato dopo, e quindi prendere il suono della sua epoca, del suo tempo, e proiettarlo nella contemporaneità. E nel fare questo, in particolare utilizzando anche il suono elettronico, ho elaborato a mio modo sia il mio, diciamo, quello che io suonavo dal vivo, che suonavo dal vivo con i miei strumenti, ma anche dei suoni concreti, proprio della lavorazione della pietra e proprio della gestualità appartenente a Michelangelo in quanto pittore e scultore.